Sì, perché non lo finanzia e basta? Invite raccoglie dati da molti anni. Roba che vale ben più dei soldi. Ma perché aiutare quell'idiota di Truss? Quello non si trova il cazzo manco se gli rimbalza in culo. Beh, facciamo un po' di casino, sfondiamo qualche porta, vediamo che succede. Sì, scateniamo una reazione, magari si espone. Facciamo l'annuncio. Marcus, che ne dici? Ti va di umiliarlo un po'? Ah, certo, un regalino per lui. Vado a ritoccare quell'enorme cartellone con la sua faccia da cazzo. Il messaggio sarà chiaro. E io do una spallata ai fondi per la campagna. E io intanto gli incasino i social media, gli incasino il sito internet e già che ci sono, gli incasino pure le sue pubblicità online. Io mi faccio un'altra birra. Le due libertà sono protette solo se la democrazia è in salute. Ma gli interessi del capitale truccano le elezioni, le tue elezioni. Il tuo social media preferito, Invite, sa tutto su di te. E sta manipolando i tuoi feed per cambiare la tua opinione. Ti stanno spingendo a votare per il loro pupazzo, il senatore Mark Truss. Invite possiede il più potente strumento di controllo della popolazione mai creato. Difendi la democrazia. Aiutaci ad abbattere Invite. Scaricala e prestaci la tua potenza di calcolo. Insieme sapremo la verità sul senatore Truss. Unisciti a noi. Siamo il DedSec. Hai sentito? Quei bastardi vogliono fotterci il territorio! Non mi freghi! Dovrei fare qualcosa di meglio se vuoi provare a fottermi! Intruso! E.G.
ginocchio! Ora! Ehi, fermo dove sei! Marcus, c'è una centralina CTOS lì vicino che va liberata. Ci sono nemici? La sicurezza della Bloom, ovvio. Sono armati, ma l'abbiamo già fatto in passato. Ehi, ho intercettato un messaggio. La Bloom sta mettendo al sicuro i dati. Hai al massimo 5 minuti. Sei lì? Sto giusto guardando un mega senatore Trassa sul cartellone. Fai ciò che devi. Si parte. Saprà che gli stiamo addosso ora. Così si fa. Ho un intero team del DedSec al lavoro sui cartelloni di Trass. Fico! Intanto ho preparato una bomba apposta per i server Invite. Aspettami davanti alla Invite e ti aggiorno. Bene, a dopo. Oh, no. Oh, Cristo. C'è qualcosa laggiù. Hey, oh.
Base a pattuglia, fate attenzione. Possibili bersagli dalle vostre parti. Il DedSec sta hackerando i nostri sistemi. Trovatelo e fermatelo. Bel lavoro col cartellone. Volevamo una reazione ed è arrivata. Sì? Abbiamo una mail fra Truss e i suoi amiconi. È incazzato nero. Vuole fare passare una legge contro i gruppi capaci di rivelare direttive e azioni private. Cioè noi. È esattamente quello che vorrebbe Invite. È anche per questo che sta aiutando Truss. Devi hackerare l'ufficio del CEO. Ah, Mary Catskill. E... questo è un exploit per aprire la backdoor nei loro server. Un'altra chiavetta. Guarda, guarda che tra un po' ci apro un negozio. Questa è non vendertela. Sì. Sai, l'ultima volta le cose non sono andate come previsto. Brutto momento, davvero. Già. Che tristezza. Hanno aumentato la sicurezza per questo, tra l'altro. Beh, questa è un'ottima notizia. Thank you.
telefono a posto. Registreremo le sue conversazioni. Sapremo tutto quello che dice. Vai alla stanza dei server e installa la backdoor. Ci stavo andando. Ricordo una cosa all'agente di Invite. I progetti su cui stiamo lavorando sono super segreti, chiaro? Lo sappiamo tutti. Quindi se vi chiedono a che lavorate, fossero anche parenti o amici, non dite una parola. Non dico di non rispondere, basta dire non mi va di parlare di lavoro e parlare di sport o di qualcos'altro, anche se loro insistono. Grazie a tutti. Vicino alla vostra posizione. Sai, l'ultima volta le cose non sono andate come previsto. Brutto momento, davvero. Già. Che tristezza. Hanno aumentato la sicurezza per questo, tra l'altro. Beh, questa è un'ottima notizia. No mames! Occhio. Risponde, fa delle ottime domande. Cioè, sanno tutti. Sa di che colore ha gli occhi e i capelli, qual è il suo libro preferito. E se lo porto dietro davvero. Ho fatto qualche errore qua e là. Ma adesso... sono un cattivo pagatore e non me lo tolgo di dosso questo vincolo. E voglio farti pagare un sacco di soldi solo per dormire. Mai più, ci siamo capiti? Thank you.
Via di qui, serve l'autorizzazione per questa zona. Vai via, questa zona è vietata. Questa è una zona vietata, vattene via. Sei un grande. Ok, che sta succedendo? Vedi quello che vedo io? Sembra che... merda! Usano il Bellwether. Cazzo, quindi c'è la Bloom dietro tutto questo. Oh cazzo, manipolano la gente perché voti per Truss. Sai una cosa? Non sarà difficile rivoltare tutto contro Truss. Ah, sei un genio. Fallo. Spiamo il telefono della CEO. Ci vado subito. Posseduto questo affare. Non puoi stare qui, vai via. Thank you.
Telefono a posto. Registreremo le sue conversazioni. Sapremo tutto quello che dice. Cos'è stato? Ora vattene di corsa. Ok, sono fuori. Josh sta cercando di modificare l'algoritmo Invite per fottere Truss. Ehi, uno degli altri candidati sta facendo un comizio davanti al municipio. Se vuoi ti raggiungo lì. Fico. No, io... Senti, scusa, ma... Ok. Sì, lo portate... a vedere il lancio del razzo. Avevi ragione, era il posto ideale per fare la proposta. Ti offrirò una... Ora sì. Oh! Le società che gestiscono i dati sono bravissime a tenerli lontani da voi, ma sono i vostri dati. Oh, Teresa Moretti potrebbe farcela. Se Invite ce la fa, nessuna elezione è sicura. Il Bellwether può influenzare ogni singolo elettore di questo paese. E Truss è l'uomo che coprirà le sue tracce, per questo è così importante. Da quando abbiamo incasinato il codice di Invite, il senatore Truss è calato di brutto nei sondaggi. Invite sta uscendo di testa. Ehi, Marcus, senti un po' cosa abbiamo registrato, ok? Questo è Truss che parla con Mary Catskill, il CEO di Invite. Non può fare niente, ma tutto è merda. Vediamoci di persona. Ho qualcosa che metterà a posto tutto. Grazie al cielo. Vediamoci nel mio attico. Potenzia la sicurezza e ci sarò. Grazie mille, Mary. Non lo saprà nessuno. Registrerò l'incontro, lo useremo contro di loro. Ti aiuto, la carrozza attende, signore. Oh, la ringrazio, buon uomo. Cosa mi dice che la sicurezza sarà folle? Ho già controllato. È pieno di telecamere lì. Le userò per sapere che succede. Spiarli con le loro stesse telecamere, fico. Esatto. Il voto è una delle poche cose rimaste alla gente. Lo sai che Invite traccia gli schemi di voto di tutti? Ma certo, mi sembra ovvio. La Invite mi sta facendo sclerare. Insomma, tante aziende manipolano le persone, ma questa è davvero insidiosa. Controllano tutto il traffico. Sanno tutto di tutti e approfittano di ogni informazione.
La telecamera si controlla dalla cima di quell'edificio. Vado a dare un'occhiata. Io perlustro la zona. Vorrei avere una visuale diretta dell'attico. Controlla il tuo laptop. Vedi se qualcosa non va. Signor Nemec, sono sorpreso. Sorpreso? Già, sorpreso. Te la fai sotto, eh? Non è giusto. Lei e la signorina Catskill mi avevate promesso... Non ti ho mai promesso nulla, Mark. Le promesse si fanno a 5 anni, Mark. È un ricatto, vero? Lo so. Avrei voluto inventare qualcosa di meglio, ma... I classici funzionano sempre. Questo stato perdona le deviazioni sessuali molto più dell'abuso di droga, Mark. Sono un senatore degli Stati Uniti. Apri bene quelle cazzo di orecchie, Marchino caro. Stai andando in picchiata. E non possiamo permetterlo. È il momento del piano B. Ricordi qual è il piano B, vero? E qui ci sono gli schemi. Se ti interessano. Voi dovevate farmi rieleggere. No, i miracoli sono per i falliti, Mark. Non vuoi guadagnarti la vittoria? Se qualcosa va storto, ricorda. Tieni solo la bocca chiusa. Non come in queste foto. Ripeto, mi dispiace davvero tanto. In futuro farò meglio. Hai visto? C'è Dushan dietro. Ehi, c'è un sacco di attività in quella zona. Marcus, l'edificio è sparito dal radar. Non possiamo entrare né vedere dentro. Devo andare là. Dobbiamo capire che sta succedendo. Sono in cima al palazzo accanto. Puoi raggiungere il suo attico da qui. Ci sono un sacco di gru. Sto arrivando. Ehi, French! Ehi, Marcus, come procede? Ehi, guarda qua! Da questo si vede tutta la città! C'è tanta gente laggiù, zio. Un sacco di gente. Sì, che viene fottuta. E neanche se ne accorge. È... insensibile. Roba da pazzi. Sai che sarà impossibile farli tornare a essere delle persone. Beh sì, cazzo. Ok, tu cerca le prove, io ti monto la via di fuga. Ehi, quello è il senatore? No, direi che occhio è un elicottero. Ma vaffanculo. Thank you.
Ehi, Sitara, sono pronto per entrare. Metti un po' di musica. Don't sweat the technique. Precedentemente siamo ancora fuori. Avvia l'upload. Oh. A terra, attenzione! Serve un riparo. Modo di ricollegare l'edificio alla rete. Calma, vi faccio entrare nel sistema. Poi usate le botnet per farvi strada con la forza e scaricare tutto il possibile. Ma appena inizierai il download ti scopriranno. Se no, dov'è il divertimento? Ho una sorpresa per loro. Siete dentro. Buon lavoro. Don't sweat the technique. Don't sweat the technique.
USC, non ti muovere! Possibile bersaglio vicino alla vostra posizione. Passo. La fuga è pronta! Oh dai, ti piacerà un casino! Questo è pazzesco! Sì! Servirebbe proprio il supporto aereo. Squadra, ci segnalano un sospetto nella vostra zona. Centrale, inviate la volante più vicina. Il sospetto cerca di scappare in un veicolo. Marcus, ho il loro piano B. Stanno puntando ai seggi elettronici. Ai seggi elettronici? Sono super protetti. Proteggono i dati solo dopo il voto. Grazie ai dati Invite possono programmare l'esito già adesso. Josh ha scoperto dove sono i seggi elettronici. Ti aspetta fuori da Fort Point. Fort Point, vado subito. Oh, Marcus, potrebbe farti comodo dell'esplosivo. Speravo che lo dicessi. Josh, dimmi che non sei lì dentro. Ehi, hey Marcus, ci sono i cecchini sul tetto. Cecchini? Ma che stai dicendo? Della Umeni. Mi dispiace, non dovrebbero stare qui. Le avrà soldati Dushan. Ma perché sussurri? Non sto sussurrando. Io lì dentro non ci entro.
Senti, domani trasporteranno quelle macchine ai seggi elettorali. Che possiamo fare? Reverse engineering? No, non abbiamo abbastanza tempo per farlo. Hanno un virus militare. L'unica scelta prudente è distruggerle tutte. Distruggerle tutte? E come facciamo? Le bombardiamo? Quel forte è una base militare. È pieno di esplosivi. Senza macchine per votare, l'elezione è rinviata. Sì, sveliamo la corruzione. Così la gente ha tempo per farsi una sua opinione. Sì, Josh, io ci sto, cazzo. E tu ci stai? Ok, bene. Far saltare i seggi elettronici non è un po' estremo. Cazzo no! Come ha detto Josh, dovranno rimandare le elezioni. È un servizio sociale, in realtà. Idiota.
Fatto tutto. Ora però dovresti andartene da lì, Marcus. Thank you.
Sono fuori. Bene. Ehi, abbiamo montato un video con la roba che hai preso nell'attico. Goditelo. Cittadini, la Invite Corporation si fa grandi beffe del diritto di voto. Con tattiche personalizzate, Invite vi manipolava per fargli appoggiare il loro burattino, Mark Truss. Ma il DedSec è entrato in Invite e ha riscritto gli algoritmi. Ora la musica è cambiata. Invite, pur di far eleggere Truss, ha fatto ricorso a metodi illegali. Qui, la CEO di Invite, Mary Catskill, consegna un virus per seggi elettronici a Mark Truss in persona. Le elezioni sono posticipate. Cittadini, usate bene questo tempo. Non permettete che vi manipolino. Il DedSec vi chiede di pensare prima di votare. Il DedSec vi ha detto la verità. Ora tocca a voi. Abbiamo delle pessime notizie. Puoi venire? Che succede? Marcus, sei in tutti